consiglieri, gli amici tutti che vi state aspettando come loro ormai da quattro ore. Ebbene, sindaco, oggi in verità vi avevo promesso di non intervenire, però vorrei cercare di invitare tutti i colleghi consiglieri a andare un po' intorno della discussione, di non scendere in queste questioni così personali, querine. Io credo che il momento che stiamo vivendo in città, in provincia, in regione e di quante in Italia è un momento molto delicato. Mi è sopraffatto ovviamente alla mente, quando ho sentito l'intervento del consigliere Coluccio, alcune considerazioni. Perché Coluccio, in effetti, che è un consigliere comunale nuovo alla politica, con suo intervento interpreta il disagio della politica, interpreta l'antipolitica che sta serpeggiando oggi in città. Perché vedete, il problema non è di centrodestra, di centro-sinistra, è sotto gli occhi di chi non tiene questa maggioranza, non è in grado di amministrare questa città. Però il problema che bisogna superare è il concetto della divisione dell'odio. Perché vedete, in questi 20 anni di questa città, quello che è sempre predominato è la questione dell'odio. C'è una contrapposizione tra uno schieramento e l'altro, tra persone contro altre persone. E quando si scende in queste tematiche è perché a Casoria, come in tanti altri comuni, si è personalizzata la politica. C'era un concetto di famiglia e quindi poi si arriva a quello che diceva Biagio Calduccio del nepotismo, che questo bisogna scongiurare. In questa città, in effetti, non si è mai creata una classe politica, una classe dirigente veramente della città, veramente dei cittadini, ma c'è stato un tramandare di consensi tra una famiglia e l'altra. Io credo che questa città, vedete, in questo momento ha bisogno di altro. Ha bisogno di uno scatto veramente serio, perché chi vi parla è uno che fa il commercialista, sono operatore economico, e oggi siamo da quattro ore a parlare di gli assessori devono rispondere al partito, ovviamente le vicende, gli argomenti, ma qua non viene in questi 20 anni, non si è mai parlato della città, non si è mai parlato dei cittadini, non si è mai fatto nulla per questa città, e vi posso garantire che qualcuno ce la fa. Perché
poi qua voglio anche precisare al Partito Democratico che interviene su argomenti che noi siamo stati subito un mese dopo abbiamo aperto un ragionamento sullo spettro del denaro pubblico, abbiamo aperto la questione di Castore Ambiente e voi siete venuti ovviamente in seconda battuta e oggi parlate ancora di azzeramento, parlate di problematiche. La questione è politica ed è programmatica. Allora il sindaco deve dire che cosa vuole fare rispetto ai problemi che ci sono in questa città, perché sono mesi che parliamo tutti.